Liverpool-Tottenham, mamma mia che partita, è finita 1-1. Ragazzuoli, intanto un salutone a tutti, spero stiate tutti bene. Se avete visto la partita, fatemi sapere la vostra opinione nei commenti, perché è stata veramente una partita bellissima, bellissima, con ritmi veramente altissimi. Risultato super ma super bugiardo, ma prima che io continui a parlare, se vi va, se volete supportare il mio canale, lasciate un like a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere aggiornati su qualsiasi video che caricherò e inizierei assolutamente a parlare. I due gol, vabbè, a parte i due gol, ma comunque è stata veramente una partita spettacolare, spettacolare per i ritmi che ci sono stati. C'è da dire che la Premier League veramente, co come questo tipo di partite, ti porta delle emozioni. È impossibile che vai a vedere, che ti guardi un Liverpool-Tottenham, un City, Manchester City United, un derby, le partite delle big della Premier League e dici: ah no, che schifo. È impossibile veramente, cioè è impossibile, posso, forse è successo, ma comunque, tralasciando questo, è impossibile veramente. Su questa di partita è stata una partita spettacolare, ritmi veramente altissimi, forma fisica. Non so come cacchio hanno fatto a tenere ritmi veramente super ma super alti qua in Serie A, ma proprio anche se sogniamo, anche se ci mettiamo a sognare dei ritmi altissimi così, non verranno mai in questi anni, attualmente non verranno, forse tra un paio di anni, ma mamma mia, finita 1-1, come ho detto, risultato pienamente bugiardo. Il gioco di Conte in questa partita, in primis, il Tottenham, difendere, attaccare, contropiedi, è stata pericolosa nei contropiedi, ma c'è da dire che il Liverpool nel primo tempo ha pienamente dominato sotto ogni punto di vista, sotto ogni punto di vista assolutamente, ma è mancato il gol perché non c'è stato il gol, perché il Tottenham ha difeso pienamente bene, compatta perfettamente, difeso bene, è andato sui contropiedi. Il gol di Son nasce dal portiere, da Lloris, a Emerson, a Sessegnon, si dice così, Sessegnon, a Harry Kane, veramente straordinario, pazzesco. Poi allarga, sì, no, da palla Sessegnon, sì, da palla Sessegnon, perché Emerson da palla Harry Kane, poi Sessegnon, cross, la mette in mezzo a Son, libero, è ottimo veramente. Poi il pareggio del Liverpool nasce dal tiro di Luis Diaz, che è stato veramente straordinario, straordinario assolutamente, e deviazione di Bentancur. Veramente ragazzi, mi manca Bentancur e Kulusevski, vederli alla Juventus, assolutamente, ma veramente hanno fatto delle cose oggi non straordinarie, che non li ho viste fare alla Juve, assolutamente. In primis Kulusevski, anche lui ha sbagliato qualcosa, ma qualche dribbling ha tentato, sì, qualche dribbling ha tentato, ok, ma comunque. Sulla partita poi, il primo tempo, come ho detto, è stato veramente di altissimo livello, di altissimo livello, Tottenham ottimo, attaccare, io attacco, tu difendi e riparti in contropiede. È stata questa la storia, sono state queste le tre cose che sono successe, diciamo, in questa di partita. È stata così la partita: io attacco, tu difendi e poi quelli che difendevano, era il Tottenham, difendo bene, vado in contropiedi e pericolosi. Stop, stop. Poi il secondo tempo pure il Tottenham, nonostante il tutto, nonostante il dominio che c'è stato nel primo tempo, quando ha segnato il gol, poteva segnare pienamente un secondo gol, poteva pienamente raddoppiare il Tottenham, è mancato l'ultimo tocco assolutamente. Poi nel primo tempo non ci si poteva fare niente, perché c'era assolutamente un ammucchiamento e un'intelligenza e pazienza, perché sono stati pazienti, pazienti e intelligenti, e non hanno avuto fretta, perché la pressione che ha dato il Liverpool al Tottenham è stato veramente qualcosa di incredibile. Poi c'è da dire, ci siamo guardati questa di partita e io immagino già Liverpool-Real Madrid. Che partita sarà? Muto, sto zitto, perché se il Liverpool e il Real Madrid arrivano in quella finale e stanno tutte e due bene, sarà una partita. Si giocherà a calcio, si giocherà al vero calcio, perché questa partita è stata una partita di calcio proprio veramente, calcio vero, calcio vero, calcio champagne.
calcio veramente incredibile. È stata veramente una partita veramente incredibile, lo ripeto una millesima volta, perché ci sono stati ritmi altissimi, tutte e due le squadre ci hanno provato in ogni modo, anche dopo il pareggio, nel voler vincere questa partita. In primis il Liverpool, dopo aver segnato il gol, che anche il Liverpool ci ha creduto fino alla fine assolutamente, perché la partita finisce col fischio finale dell'arbitro. E questa regola e questa cosa è entrata in testa al Liverpool, ma in primis è una regola che dovrebbero attuare tutte le squadre, ma comunque è qualcosa di normale. E che posso dire? Il Liverpool ha avuto anche lei varie occasioni con Van Dijk, Salah, non lucido, non tantissimo lucido oggi, sinceramente. E poi quando ha messo pure dentro Jota in quattro attaccanti lì avanti è cambiata anche un po' la situazione, ma posso dire che anche dopo il gol di Luis Diaz, ma complessivamente c'è stato tantissimo, cioè c'è stato tantissimo Liverpool. E il Tottenham quando è andata sulle ripartenze nel primo tempo, diciamo in varie situazioni, sto mettendo dentro sia il primo che il secondo, è mancato l'ultimo tocco, l'ultima decisione, la decisione finale, perché in area di rigore il Tottenham ci è arrivato facendo belle ripartenze, ma in alcune situazioni pericolosa, in alcune situazioni mancata la decisione finale. E basta, complimenti a tutti e due questi allenatori per questa grandissima partita. Ma io sono stato pienamente bugiardo perché doveva vincere una squadra. E io sinceramente, nonostante il secondo tempo che è stato pienamente cambiato, il Liverpool che ha abbassato un po' i ritmi, poi li ha rialzati, secondo me il Liverpool meritava di vincere questa partita. Poi la situazione scudetto, sì, chi vincerà lo scudetto in Inghilterra, 83 punti, 83 punti, City e Liverpool, il tutto è ancora aperto e spero tantissimo che lo vinca il Liverpool. E basta, spero che vinca il campionato, la Premier League, che non vinca la Champions League, assolutamente. E per chiudere, diciamo, per chiudere, mi dispiace veramente tantissimo per il Manchester United. Mi dispiace tantissimo che ha perso 4-0 contro il Brighton. Ve la dico sinceramente, io proprio ho visto solo l'inizio della partita, perché poi sono andato a fare altro, ma comunque l'ho vista solo sull'1-0. Hanno segnato. Ho spento non di mia volontà, ma comunque che non ci avevo voglia, eccetera, eccetera. Poi sono andato a fare altro di importante, ma comunque dispiace veramente tantissimo. Fuori dalla Champions League, povero Cristiano Ronaldo in primis, che dispiace in primis per lui, ma comunque era lui, da quello che ho capito, dichiarazioni così della sorella, e complessivamente è andato lì allo United per vincere, ma alla fine non ha fatto niente. Alla fine non ha fatto niente. Sarebbe veramente un sogno vederlo ritornare alla Juventus, ma non credo. Non credo poi. Cioè, cosa non credo? Ovviamente, se vuole tornare, ben venga. Sarei veramente contento, non sarei l'unico. Ma adesso col progetto, tutto eccetera, eccetera, non credo assolutamente. Non ci credo. Poi, prossimo anno andrà a giocarsi l'Europa League o la Conference League. Sinceramente. Non credo che lo farà. Poi se vuole stabilire qualche altro record, boh, ma dis mi dispiace veramente tantissimo. E che posso aggiungere su questa grandissima partita Liverpool-Tottenham? Il Tottenham ha difeso pienamente bene, se non difendeva bene, Liverpool vinceva. Se non difendeva bene, il Liverpool vinceva. Perché il Liverpool nel primo tempo, okay che ha dominato, ma non ha trovato spazi negli ultimi metri, con la compattezza difensiva ottima da parte del Tottenham. Romero, Kulusevski, Bentancur, incredibile, incredibile, da Juventino appena vedo il Tottenham, vedo Romero, la Juventus l'ha mandato in prestito, poi riscattato, comprato, che brutta storia per sta società ultimamente, Demiral, mandato in prestito all'Atalanta e verrà riscattato e non tornerà alla Juventus. E sicuramente lo venderanno sti qua a qualche altra squadra 60-70 milioni. Veramente qualcosa di incredibile la situazione di difensori centrali. Proprio anno dopo anno, difensore dopo difensore, acquisti, tacca Genoa così. Ma è una storia veramente trista. Te sei trista. Una storia veramente triste, triste. Ragazzo, non aggiungere pienamente assolutamente altro. Come ho detto, risultato bugiardo, ma in fin dei conti, partita straordinaria, pazzesca. Spero tantissimo che il campionato lo vinca. Il Liverpool, se avete visto questa partita, non dovete esitare assolutamente a dirmi la vostra opinione nei commenti. E dai, non mi costa niente, cos'è? Non mi vedo nessun commento così sulle palle. Ma dai, ditemi la vostra opinione nei commenti, dai. Ragazzi, vi ringrazio veramente tantissimo se lo farete. Se vi iscriverete al canale.
basta così. Basta. Poi, ultimissima, ultimissima cosa. Poi, dall'altra parte, in Serie A, Serie A team, la Lazio che ha vinto 2-0 contro la Sampdoria. Basta. Poi, il Sassuolo che ha pareggiato 1-1 contro l'Udinese. Su Napoli-Torino, già detto il mio post partita. Al massimo, ve lo lascio qua sopra. O lo lascio anche, anche nella fine. Anche lì, fatemi sapere la vostra opinione nei commenti. E basta. Così, basta così, concludo per dirvi Klopp e Antonio Conte, veramente allenatori stratosferici, straordinari, straordinari, in primis Klopp veramente che lo reputo uno degli allenatori migliori, la grinta che quando segna la sua squadra, come esulta, poi parlo, ma c'è da dire che anche il tutto, questi ritmi sono arrivati grazie anche a una primissima cosa, i tifosi, la tifoseria ad Anfield. Qualcosa veramente di incredibile, di amorevole, di spettacolare. E la tifoseria, mamma mia, tifoseria del Liverpool. E che campionato è la Premier League? Che campionato è l'arbitro che solo nel finale, nel secondo tempo, ha dovuto estrarre due carte, ha dovuto estrarre cartellini gialli, ma comunque sì, a Fabinho nel finale, sì, a Fabinho, poi a Davis, a Sessegnon, Keita Balde e Tsimikas, ma proprio dopo tanto arbitraggio veramente ottimo che ha lasciato tanto scorrere, visto la grandissimi ritmi che ci sono. Grandissimi ritmi che ci sono stati, ragazzi, vi mando un grandissimo saluto, un grandissimo abbraccio, l'ho già detto 2777 volte, lo ripeto un'altra volta, fatemi sapere la vostra opinione nei commenti, e vi mando un grandissimo saluto e un grandissimo abbraccio, e ci becchiamo al prossimo video, e ciao a tutti.